Benvenuti a tutti sulla rubrica dedicata al mondo Home Video, curata da Stefano Del Giudice per L'Occhio del Cineasta. In questo episodio vi andrò a mostrare e a recensire l'edizione Blu-ray di Pranio Pictures e Rocky Red nel film italiano Disco Boy, rilasciata il 13 luglio 2023 per un costo di 12 euro e 99 centesimi al momento della registrazione del video. Orso d'argento per il miglior contributo artistico per la fotografia di Erwin Lovert al Festival di Berlino, Disco Boy è l'esordio a lungometraggio di Giacomo Abruzzese, candidato al premio César per il corto America. Girato tra Europa e Africa, con un cast internazionale eterogeneo formato da Fred Rokowski, dall'esordiente Mo Zedine, dall'artista attivista Letizia Kir e da Matteo Olivetti, il titolo vanta una colonna sonora filmata dalla stella della musica elettronica Vitalik. Nel film, dopo un difficile viaggio attraverso l'Europa, Alexei raggiunge Parigi per arruolarsi nella legione straniera francese, un corpo militare altamente selettivo che consente a qualsiasi straniero, anche privo di documenti, di ottenere un passaporto francese. Nel delta, nel Niger, l'uomo combatte contro le compagnie petrolifere che minacciano la sopravvivenza del suo villaggio. Sua sorella, Uroka, nel frattempo, sogna di scappare, sapendo che tutto è perduto. Al di là dei confini, oltre la vita e la morte, i loro destini si intrecceranno. Il disco si presenta con un buon menu, al cui interno troviamo quattro sessioni: pre, scene, setup e extra. Riguardo alla definizione video, non possiamo che essere soddisfatti. Grazie a un pregevole 1080p in 1.851 in 24 frame per secondo, con un'ottima resa cromatica. Anche l'audio è eccelso. Infatti troviamo un ottimo 5.1 DTS HD Master Audio per la lingua originale del film, che si permette di godere appieno della pellicola con un bellissimo sonoro. Interessante anche la presenza della traccia audiodescrizione in 2.0 Dolby Digital. I sottotitoli li trovate nella sola lingua italiana. Nella sessione extra, invece, oltre al trailer, troviamo anche un commento del regista su alcune scene della pellicola per la durata di 6 minuti e 32, un contenuto indubbiamente interessante, anche se si poteva fare qualcosa di più, magari uno sguardo a backstage del film. Votazione finale, un validissimo Blu-ray, soprattutto per la resa visiva e sonora assolutamente ascendente, trattandosi di un Blu-ray. Se questa pellicola vi interessa o adorate il film, vi consiglio di acquistare questa edizione Home Video. Ora è tutto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!